Allora, Assessore, 10 incontri dal 9 di aprile fino a luglio, riservati ai cittadini e alcuni anche ai giornalisti. Incontri comunque formativi. Sì, veramente incontri sulla cittadinanza digitale, anche perché abbiamo visto un po' nella nostra esperienza, comunque lo vediamo nell'esperienza di tutti i giorni, che la cittadinanza ha bisogno di iniziare a comprendere al meglio come si usa lo strumento digitale, come si usano gli smartphone, come si usa il computer, il PC nell'era dei social, e con questa serie di incontri vogliamo permettere loro di formarsi, ma anche di iniziare a discutere su questo tema, su come utilizzarlo in maniera consapevole e che non crei danni per nessuno, in particolar modo per se stessi. Ecco, una società sempre più digitale, ma quanti di noi in realtà sanno adoperare questa realtà? Ma allora, se pensiamo che saper utilizzare un cellulare, uno smartphone, vuol dire installare un'app, lo sanno in tanti, però poi alla fine l'utilizzo consapevole, anche appunto come diceva l'assessore, degli effetti che si possono avere anche con un singolo post su Facebook, molto spesso non ne siamo consapevoli. Parlavamo poco prima di quanto siamo appunto poco consci che quando pubblichiamo qualcosa online pubblichiamo qualcosa che rimarrà per sempre, quindi insomma questa consapevolezza di utilizzare il mezzo deve essere quanto più chiara e quanto più condivisa, soprattutto per le nuove generazioni che sono nate immersi in questo ambiente digitale. Noi abbiamo un po' più paura, i più giovani sono meno timorosi.